Continua ad essere vivo il dibattito in merito alla possibilità da parte dell'azienda di telefonia mobile Wind di impiantare un proprio ripetitore in località Fabbriche nel comune di Padula, ai confini con Montesano Scalo vicino al centro abitato. Nei giorni scorsi il neocomitato cittadino Gruppo No Antenna Wind ha depositato una petizione popolare contro tale richiesta. Sulla vicenda è intervenuto ai nostri microfoni il sindaco di Padula, Paolo Imparato. In questo momento non è stata rilasciata nessuna autorizzazione, c'è un'autorizzazione provvisoria, purtroppo ahimè pure qua la politica non lo so perché ha deciso in questo senso. Queste grandi multinazionali, i gestori, praticamente sono favoriti. Sembrerebbe che la telefonia mobile passa come interesse pubblica utilità. Sicuramente ognuno di noi ha un telefonino e deve telefonare, però dall'altra parte c'è la salute dei cittadini. Io ho convocato per il 4 dicembre, il 5 dicembre, un incontro con tutti i maggiori gestori della telefonia mobile, sperando di poter trovare un punto di accordo che vada sia nel posizionare un'antenna le esigenze del gestore, ma che vada anche che possa essere condivisa anche dai cittadini con cui io sono in quotidiano contatto e senza creare allarmismo. Ancora non abbiamo rilasciato nulla. Se la Wind mostrerà i muscoli, io porrò in essere tutto quello che è nei miei poteri, che è nella mia disponibilità, fermo restando che io devo fare un interesse generale, perché la mia paura, ahimè, è quella di avere successivamente da parte della magistratura una richiesta di risarcimento danni.